L'addio a Natalino, lacrime e rabbia. Sorpassi i carabinieri in autostrada, arrestato per spaccio. Incendiate due ambulanze a Rocca d'Aspide, si indaga. Insegnante morto in ospedale, primo risultato autopsia. Battipagliese calcio, dopo la sconfitta arrivano le dimissioni del presidente Ferrara. Borgo Gromola, derby ok. Si sono svolti ieri mattina nella chiesa Madonna del Carmine, nel quartiere Stella Battipaglia, i funerali di Natalino Migliaro, il 30enne deceduto venerdì scorso a causa di un arresto cardiaco. Il giovane era stato aggredito insieme alla fidanzata nella notte tra il 4 e il 5 ottobre scorso in Litorania. Tra palloncini bianconeri, lanterne, fuochi d'artificio, centinaia sono state le persone che hanno voluto rendere omaggio a Natalino. Amici, familiari, tutti uniti per l'ultimo saluto, distrutti dal dolore i genitori. Il rito funebre è stato celebrato da Don Marcello Di Maglio. Intanto i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal capitano Giuseppe Costa, stanno lavorando giorno e notte per catturare gli assassini di Natalino. C'è una nuova pista che gli investigatori stanno seguendo da poche ore. Le indagini sono puntate sullo smercio di stupefacenti. I carabinieri di Battipaglia, dopo un breve inseguimento, hanno fermato a causa della forte velocità un Opel Astra che viaggiava a quasi 200 all'ora lungo la corsia sud dell'autostrada tra Salerno e Ponte Cagnano. L'uomo a bordo dell'auto, un 52enne di Sapri, pregiudicato, ha balbettato una scusa inverosimile a giustificazione della sua folle corsa e si è così deciso di procedere a perquisizione, all'esito della quale sono saltati fuori dal bagagliaio dell'auto 10 panetti di hashish per un peso complessivo pari a 1 chilogrammo, subito sequestrati. I carabinieri, dato l'ingente quantitativo, non scartano l'ipotesi che almeno parte dei panetti fossero destinati a più fiorenti piazze di spaccio come la Piana del Sele. Incendiate nella notte due ambulanze dell'associazione Onlus Val Calore di Rocca d'Aspide. L'episodio, apparso subito di chiara matrice dolosa, è avvenuto intorno alle 2. Quando il servizio di vigilanza si è accorto delle fiamme ed ha subito dato l'allarme. L'equipe medica di turno, tra cui autisti e infermieri, si sono subito prodigati per spegnere i roghi utilizzando gli estintori, in attesa che giungessero sul posto due autobotti dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, che hanno rinvenuto tracce di benzina. Le due unità sono andate completamente distrutte, erano parcheggiate presso la sede operativa della Val Calore, allocate in via Settembrini, una all'esterno e l'altra all'interno del garage. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione. Fernanda Bergamo non è morta per un errore in sala operatoria, il primo risultato trapelato dall'autopsia scagioni 4 medici ebolitani accusati di concorso in omicidio colposo. Nessuna lesione, nessuna emorragia interna. I medici legali non hanno riscontrato errori grossolani, ma l'indagine penale continua. Tra 60 giorni il PM Cardea avrà il quadro completo della situazione sulla sua scrivania. Il sostituto procuratore leggerà le relazioni dei suoi consulenti tecnici e dei carabinieri prima di arrivare all'udienza preliminare. La 72enne deceduta mercoledì mattina in sala operatoria all'ospedale di Eboli. L'insegnante in pensione aveva un problema di colecisti. Mentre era in sala operatoria è subentrata una brachicardia. Il cuore dell'insegnante ha rallentato fino a fermarsi. Dopo l'iniziale vantaggio della Battipagliese firmato da Fiorillo, la matricola napoletana ha pareggiato i conti con Longo e completato la rimonta con Marotta. Le zebrette hanno sprecato la migliore occasione nella ripresa con un calcio di rigore fallito da Esposito. Si ferma a 4 la serie di vittorie consecutive al Pastena per la Battipagliese. Mentre si conferma bestia nera delle zebrette l'attaccante Fabio Longo. Un gol e un assist ieri. Grande impegno e voglia tra i calciatori zebrati, cui è mancato il necessario cinismo sottoporta. Si sono fatte sentire le assenze, tra infortuni, malanni e squalifiche, dei vari Pascuccio, Dierna, Di Matera e Leone. Partita vivace e divertente sin dalle prime battute. Al primo vero affondo la Battipagliese passa con un capolavoro di Fiorillo. È il 19esimo. Il difensore, schierato più avanti nell'occasione per le tante assenze, fa partire dal vertice sinistro dell'area di rigore una parabola in mezza rovesciata, con il pallone che finisce all'incrocio dei pali opposti. La gioia bianconera dura pochi minuti. Al 22esimo, su azione d'angolo, Longo insacca di testa per il pareggio, rendendo ancora più amaro il vano tentativo del club bianconero di portarlo a Battipaglia la scorsa estate. Lo stesso attaccante propizza il completamento della rimonta al 31esimo, servendo al centro dell'area Marotta che fa partire un bolide su cui nulla può De Marino.
La partita è viva e al 43esimo Esposito sfiora la rete con una grande conclusione dal limite. La seconda frazione di gara regala meno occasioni, con la Frattese che si affida unicamente al contropiede e una battipagliese a trazione anteriore, con l'ingresso dell'attaccante Draghetti, ma sprecona sotto porta. La migliore occasione di pareggiare i conti per i padroni di casa capita al 27esimo. Azione dirompente di Signorelli sulla linea di fondo. L'esterno viene atterrato da Petrarca e l'arbitro fischia il calcio di rigore. Dal dischetto Esposito non è preciso e Vitale para il rigore. La Frattese chiude bene gli spazi. La battipagliese non trova il guizzo vincente e perde al Pastena dopo oltre due mesi. A fine partita, contestazione pacifica dei tifosi bianconeri nei confronti della squadra di casa. E intanto arrivano le dimissioni del presidente della Battipagliese Carmine Ferrara. L'esistenza e lo sviluppo di una società calcistica si basa su principi basilari, quali la popolazione, le istituzioni, l'imprenditoria locale, la dirigenza, fa sapere Ferrara. Malgrado lo sforzo da me profuso nel cercare di mettere insieme queste componenti, a distanza di sei mesi la Battipagliese Calcio ha come unico azionista e dirigente Carmine Ferrara. Mi sono sobbarcato sinora l'onere e l'onore di portare avanti questa società sulle mie spalle nella speranza di coinvolgere l'imprenditoria locale e creare una vera dirigenza, ma l'attuale situazione mi impone di non credere più alle favole raccontate dall'istituzione o da altri chiacchieroni, quindi non avendo altre possibilità sia in termini di tempo che in termini economici da dedicare alla Battipagliese, la serietà mi impone di fare un passo indietro e dimettermi, nella speranza che questo forte segnale faccia unire Battipaglia per sostenere la squadra del proprio paese. Lascio quindi la gestione temporanea nelle mani dell'avvocato Roberto Lambiasi, al quale auguro di trovare il più presto possibile dei degni successori che portino avanti la Battipagliese Calcio. Il Borgo Gromola si aggiudica la vittoria nel derby capaccese spugnando anche il difficile campo di Scigliati. Vittoria di misura ma dal valore inestimabile. Il primo tempo si chiude con il vantaggio degli uomini di Mister Quaglia grazie a un grande guizzo del nuovo acquisto Giuseppe Daniele. Il Borgo Gromola riesce a trovare altri tre punti per la corsa verso la prima categoria. Tre punti importantissimi, afferma Mister Quaglia, perché giocando in un orario insolito sapevamo già che le altre che ci precedevano in classifica avevano vinto. I ragazzi hanno risposto alla grande. Un complimento particolare ad Antonio Rizzo, che chiamato in causa dalla panchina ha mostrato grande carattere.